ora passiamo abbondante con la vinilica. Poi cerchiamo di con le mani, proprio vedete, può anche succedere che esca un pezzo di cannuccia, quindi lo reinseriamo sotto, tanto che quando la colla farà presa non vi preoccupate, starà tutto bello compatto. E cerchiamo di, man mano che le cannucce si inumidiscono, prendono l'umidità della colla, di compattare in maniera da ottenere proprio una bella palla tonda. Se vedete qualche cannuccia che fa spigolo, la sfiliamo, troviamo un'altra posizione e la rimettiamo verso l'interno in maniera che aderisca perfettamente alla nostra palla. Ora lasciamo asciugare completamente prima di passare poi alla colorazione.